Davvero gravi le affermazioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Se si continua così, se non ricevo i fondi dal governo, se non riceviamo i fondi dal governo, io staccherò la spina, con riferimento all'organizzazione dei giochi del Mediterraneo e quindi al fatto che si arriverebbe a rescindere, no, il contratto che vede coinvolto il comune di Taranto. Un'affermazione, dicevo, molto ma molto pesante, perché Rinaldo Melucci deve sapere, o evidentemente deve imparare, che lui non è il padrone di Taranto, che i giochi del Mediterraneo non sono i suoi, che il comune di Taranto appartiene ai tarantini, che i giochi del Mediterraneo sono un'occasione per la città di Taranto. Ripeto, tu non sei, caro Melucci, il padrone del pastificio, e le tue sono affermazioni gravissime, rispetto alle quali credo che anche il Ministero degli Interni dovrebbe intervenire, perché una cosa del genere un sindaco non può dirla. Il tuo comportamento, caro Melucci, sai cosa mi ricorda? Mi ricorda un po' quando eravamo bambini, almeno parlo per me, e magari si giocava a pallone, e io per esempio portavo il pallone e poi litigavo con i compagni di gioco. A un certo punto cosa dicevo? Beh, io o altri così tra ragazzi, beh, visto che il pallone è mio, non giochiamo più, prendo il pallone e me lo porto a casa. Beh, più o meno, caro Melucci, al di fuori della metafora, lo stesso stai facendo tu, perché stai dicendo, visto che la linea dei giochi del Mediterraneo non mi piace, volevo a tutti i costi il nuovo stadio, perché tu ti eri fissato su quello, su volere a tutti i costi il nuovo stadio, quando invece non ci sono i tempi tecnici per realizzarlo, bene, quando hai visto che ciò non era possibile, tu hai incominciato ad entrare in guerra con il mondo intero, perché tu politicamente, Melucci, litighi con tutti, forse a stento vai d'accordo con te stesso. Si è creata tra te e Ferrarese un'antipatia per colpa tua, ovviamente, una sorta di gelosia, perché tu volevi fare la prima donna e non consentivi che il governo potesse legittimamente entrare nella organizzazione, nella gestione dei giochi del Mediterraneo, visto che, caro Melucci, tu come comune e la regione avevate prodotto appunto ritardi molto ma molto consistenti. E allora a questo punto devi mettere da parte le gelosie, le tue rabbie nei confronti di Ferrarese. A me non interessa, ripeto, i tuoi rapporti personali. Un sindaco deve agire per il bene della collettività, per il bene della città, deve saper dialogare, deve saper mediare con le istituzioni, deve anche scontrarsi con le altre istituzioni per difendere i diritti della città, ma, caro Melucci, non puoi assolutamente assumere certi atteggiamenti. Ricorda, quando tu devi presentare i progetti definitivi e progetti esecutivi, questo ti ha rimproverato Ferrarese, poi puoi chiedere i fondi. Tu invece vuoi i fondi senza aver presentato ancora i progetti definitivi ed esecutivi. È una carenza da parte tua, dell'amministrazione comunale, che i progetti definitivi non siano stati presentati, e giustamente Ferrarese prende le sue posizioni. Quindi, caro Melucci, prima fai il tuo, prima presenta i progetti e poi parli. Non che si sveglia così e dice, beh, a questo punto io tolgo i giochi del... io praticamente stacco la spina ai giochi del Mediterraneo. Ebbene ha fatto Ferrarese, ha detto, se tu stacchi una spina io ne metto tre, perché a Taranto si devono fare i giochi del Mediterraneo. E allora, caro Melucci, tu devi agire per il bene di Taranto. Punto e basta. Taranto, te lo ripeto, non è tua ma è dei tarantini, e non devi assolutamente assumere atteggiamenti che potrebbero creare dei danni al territorio, perché perdere i giochi del Mediterraneo sarebbe l'ennesima occasione persa per questa città. Capito, Melucci?